Sì, facciamo il Vasco blu. Il cappello blu, vero? Sì, Sì. È quello di Giancarlo Muda, forse sono. Erano bravo. altri vostri colleghi. Vabbè, adesso passiamo anche noi. Ho visto che non sto passando, non sono passato. Se ti fa Facciamo anche gli piacere, altri se una volta, una no. volta. Ma due Certo volte. che gli fa piacere. Ma certo che mi fa piacere. Ascolta, situazione, insomma, tua, come stai? Ti senti, insomma, così così sempre, vero? Noi stavamo pensando anche un'altra cosa Io ho diversa. problemi anche di farlo, per quello ci metto a morte, perché no? Non ce la fai, non Questo. trovi la vena, vero? Noi stavamo pensando un'altra cosa invece, che magari se la situazione va avanti, magari boh, di trovarti in una sistemazione diversa. Ma io quello che Un penso, letto, dei quello vestiti che puliti, per una essere doccia. seguito, stare all'asciutto con l'acqua calda. Certo, Da persona poco. certo. Anche Cioè, perché, allora, perché chiaramente qua c'è un consigliere comunale che è sensibile a queste problematiche. certo. Di certo non è come. Se fanno vedere Ma questo qui, allora tu adesso non questo dove preoccuparti di preoccuparti però, questa. eh. Non preoccuparti, non La preoccuparti. situazione è quella che è, pazienza, però stavo dicendo, Questo non è siccome più un figlio, mia Paolo moglie è Casu, morta. come consigliere comunale del comune, è sensibile a queste Ne vedo ogni problematiche, giorno, ne vede Benito, non c'è cotte di problema. crude, bollite e fritte, Guarda, capito? io ho bisogno veramente di Vedi, esatto. Vabbè, adesso questo. segnaliamo il caso anche con i servizi sociali, vediamo un attimino cosa si può Questo è fare. un figlio di. Cioè, che è la mia suocera, mia moglie è morta. Ok. Io non mi stavo facendo più, poi Sì, me l'avevi parlo raccontato, anche per. esatto, quella situazione lì. E quindi Sì, vediamo almeno di crescendo. trovarti un letto decente, dei vestiti puliti, una doccia, un luogo, un posto dove, insomma, una Certo, una persona. cosa dove si può tranquillamente fare il. Certo. Bisogna attivarsi, cioè, perché non puoi stare qua. Adesso arriva ancora di No, più il ce l'ho freddo, comprata come di fai? un anno Tu quanto ci sei qua adesso? Quanto stai abitando? sono già 3 anni. In 3 annetti, giusto? 3 anni buoni. Quando ho preso, senza formare, proprio, sai quando vedi la morte proprio, non Certo. puoi, non hai un telefono, non c'è A nessuno là. proposito, non c'è nessun come ti richiamo. chiamo? Sai che ho lasciato, No, vabbè, chiaro, chiaro. cioè non l'hanno. Vabbè, Intanto adesso guarda, qualcosa la aspetta che facciamo, dai. vado, vieni a mantenere Vieni. questi. L'ha lasciato A fare lui il no. caricabile e l'hanno A rubato. lui no. Capito? C'è brutto. Stai male la notte, io per quello ero. No, era un telefono Certo. abbastanza, uno di quelli, sai. No, vabbè, è chiaro, Però per avere. ti serviva. Sì, certo. Certo. Non stai scherzando, stai male, mi Sì. capita perché mi è capitato proprio. Sono Certo. rimasto proprio. Potevo lasciarci le penne e E nessuno nessuno sarebbe. sarebbe accorto. No, D'accordo. nessuno sarebbe male. Ma già. Invece con un telefono magari per un attimo. Sì, componi il numero, certo, e Solo per vengono. curare un attimo. Vabbè, tanto adesso verremmo più di frequente, Certo, adesso io, io Paolo, i spero di colleghi. qualcosa te la portiamo Sì, sempre, spero di darci il meno possibile perché dai. Adesso con questo. ho visto anche che topolino, non ne avevo mai visto topolino. Cioè, un Beh, topolino adesso fa inizia. Cosa ti ho schifo. detto? Sì, tuppi, Non è una tuppi. cosa, cioè, Topi sono bello. pericolosi, poi non la rimanete con le gambe scoperte, la batteria, perché morsicano, Infatti è eh? quello, Mamma stai mia, attento. anche quelli campati. Sì, Tutti, dove certo. sono quelli campati? Il pugno non ce n'è qui. No, No, però beh, certo. non li vedi tu quelli che Senti, per arrivano. lavarti È non. acqua di. Un po' di. Non Ecco, esatto. so, Situazione di emergenza, non so dire. proprio non è bevibile questo. Oppure se a volte bevo questo. Chissà che non mi sono venuto perché ho avuto 30 intossicazioni. Tante situazioni, quindi. Cioè, a volte magari mangio un panino. Cioè, il giorno prima Da adesso. mangiare che te ne porto? Qualche anno così, ma poi me la porto più, capisci, perché Certo. cerco di indicare. Ascolta, di cos'altro avresti bisogno È oltre a. Cioè, c'è una qualcos'altro? vera vergogna. Avresti bisogno di omogenizzati, come faccio se sono Omogenizzati così magari, vero? miscelmi? Non li mangi gli omogenizzati? Sì, che no, cioè. Sì. Sono Non roba morbida. sono. Tipo banane. Perché se no. Sì, capito. Non riesco a Sì, concentrarmi, sì, sì, più sì. di. Ma è chiaro, chiaro. Adesso vediamo Tu cosa come ti ti. chiami? Benito. Benito. Così Così noi quando arriviamo, ti non entrate, ti chiamiamo. chiamiamo. Alle volte tu non è, tu dici, no, non entrate, Ok, passate fra mano.
ce ne andiamo. Esatto. Tranquillo. No, vabbè, dopo c'è gente che non vuole vedere Sì, nemmeno immagino noi. quello sì. Noi riusciamo solo a rialzare, capito? Non è che poi dobbiamo avere problemi. Ecco. No, ma noi non facciamo del male a Bello nessuno. disastro. È un Noi usciamo disastro, è con un disastro coperte, veramente. giubbotti, pantaloni, Non ho parole, scarpe. non ho Vedi, parole. quello che abbiamo diamo, poi se non l'abbiamo diciamo, guarda, la portiamo domani o Anche dopodomani, perché stai io poi tranquillo. se viene qualcuno che ha bisogno, magari un Sì. anno, certamente, io non lo mando qui, l'ho sempre studiato, magari una copertina in Certo, qualsiasi economia. certo, certo. Io da solo, però se qualcuno ha bisogno, è capitato molte volte, Sì, io sì. l'ho ospitato per una notte, 2 notte, Certo, non senza te le fare capitanate. l'ordine. No, poi Offrire le adesso capitanate. ho freddo che comincio a fare, Non sei mai non ci comparso. riesco. C'è Molte volte problema. non hai cose meglio Meglio. per te. Sì. No, ma Con c'è due tranquillo che me città. la portiamo un po' di roba. Qualche coperta te la portiamo. Certo. Infatti, ma stai dormendo sopra questa, diciamo, giaciglio di fortuna, definiamolo così, giusto? Poi noi prepariamo qualcosa da mangiare, qualche panino, qualche insalata di riso, qualche pasta. Esatto, Io non Noi sono un te l'ho detto, chef. noi da fuori ti chiamiamo, tu mi dici no, non entrate, passate domani e noi andiamo via. Sì, ma... Ho Tu non ti preoccupare, ti diciamo siamo i guardian, siamo i capito. guardian angel. Così sai che sono Sai loro che che si stanno siamo noi. portando, Certo, insomma, certo. E tu cibo sei libero e di dirmi entra quant'altro. o non entra. Sì, Però noi quando non entriamo è... dobbiamo essere sicuri che non... Certo, no, tranquillo. Magari c'è gente che, Che non ci sono alcune casino, persone capisci? che, per Non mi privacy. rispetto, io qui voglio che ci sia rispetto e Certo. rispetto Giusto. reciproco. Questo l'ho sempre, una cosa basilare mia, personale. Sarò questo che dipende, però certi principi non li ho presi. Tu magari ci dici lascialo lì all'ingresso, poi io la prendo e noi ce ne andiamo. Non ti devi preoccupare di niente. Più che altro mi prende male, Che cosa? Tu non preoccuparti di No, ma dai, ho questo, benito, dai. non ti devi Adesso ti preoccupare, lasciamo, infatti. dai. Se i problemi ci sono, si risolvono, guarda, non è Certo. quello, non... Guarda. Anzi, ci sono situazioni ancora più La gravi. situazione, certo, ce ne sono molto più gravi, sì. Quindi Certo. non mi prenderei avanti a me, pensare questo, che ci sono altre persone che È chiaro. organizzano molto peggio. No. Tu sei della zona? No, sono di una battaglia, però sono originario di parlare di Sicilia. Non ho tanto, però è molto Segnato. io ne ho 45. Ma che giovane. Eh sì. Adesso Vabbè. il prossimo passo sarà quello di, sarà quello, insomma, di Di cercargli cercare una una sistemazione, soprattutto far sistemazione. bonificare tutta questa Sì. zona. Io quello Non è che noi accettabile. quello che vogliamo fare è cercare una sistemazione. Tu non Certo. puoi stare qua Ma voi dentro. ci possiamo portare acqua da Io bere, Non lo so esiste, anch'io, non perché esiste. se Anche acqua, sì, ti portate sì, acqua ci perché portiamo anche un po' d'acqua. no, esatto, per te non è vivibile perché ti ammali ancora di più, capito? Qui Ma io non lo sento. ti prendi altre malattie, Io me Benito. lo sento, infatti, non lo E sento. prendi altre malattie. E non vorrei andare oltre, cioè, se partecipi, sono negativo. Meno Certo. male che non l'ho beccato. Qui è difficile, eh? Però facciamo le cose, scusate. Mi è andata bene. Non Certo, vorrei, capito che... certo. No, non Però fate, continuando infatti. così... Vabbè. Va Va bene, bene. dai. Adesso vi lasciamo tranquilli, tanto Lasciamoli vado a tranquilli. mangiare lì. Ci sentiamo Grazie tanto, presto, Blaise. Ciao Grazie Benito. Ciao. Ci Ci sentiamo sentiamo presto, presto. ciao. Veniamo d'accordo così? Ciao. Ciao, ciao, Sì. ciao. Noi, tu Bisogna sei libero cogliere di dirmi... l'occasione. Sei libero di Grazie. dirmi entra o non Assolutamente. entra, ok? Ok. E ti lasciamo da Mandami due parte. cose te, poi te ne E ti prendo portiamo anche un po' grazie. d'acqua da bere. Grazie, grazie. Ok? Ti portiamo anche un po' Ok, grazie. Ciao. Ciao Benito. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. Buonasera. Chiudi lì. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Chiudila. Chiudi Però la. chiudo la porta. Sì, sono chiusi. Sì, ok, dai. ciao. State chiudendo il degrado. Sì, esatto, questo è quello che abbiamo attorno a noi. Cos'altro possiamo dire, Paolo? Questa è la situazione. Le immagini, soprattutto lo Stato, parla da Sì, solo. esattamente, esattamente. Non si può non intervenire, non si può far finta che un caseggiato esista e che i cittadini debbano vivere nel Sì, degrado. sì, sì. Non si può sicuramente far morire la gente in questo modo. Assolutamente, assolutamente. Siamo Quindi... nel 2012, una società civile è civile se non succedono queste cose, se non accadono queste cose. Giustamente, certo. Ma vediamo un attimino adesso di interessarci maggiormente a questo Sì, problema. no, State anche noi accendendo. collaboreremo tranquillamente. Certo. Inevitabile una presa di Per dare un po' posizione. di assistenza a tutti. D'altronde lui se è qua è da un paio di giorni che se ne è interessato come se ne è interessato 3 volte perché Certo.
da cittadino prima che da giornalista, si sente colpito, da giornalista pubblicista si sente colpito dalla situazione, continua a voler far emergere, come ho cercato di fare io in questi anni, situazioni di degrado e di totale incuria da parte. Quindi non esiste di chi sono le responsabilità. Qui ci sono delle responsabilità e vanno risolte, oltre che cercate. Però, L'unica arma, guardate, come vi ha fatto vedere già Alessandro nei giorni scorsi, riguardate oggi abbiamo 2 novembre, quindi non siamo, anzi no, ne abbiamo 3 oggi è oggi. 3, è un 3. sabato 3 novembre 2012. Sì, è stato 3 novembre 2012, sono circa le 16, datemi l'orario. Questa è la situazione. Sembra che qui il tempo si sia fermato, sembra che qui l'immondezza, il degrado, le siringhe regnino. Esattamente sono le 16:10. Immaginate voi se entrasse un bambino qua, io sto riprendendo, quindi sentirete Adesso solo la Paolo, voce. possiamo anche verificare com'è Certo. facile accedere alla Certo. struttura, Beh, chiaramente come qua. siamo entrati noi con facilità, Sì, senza sì, che sì, nessuno. sì, Come sì. stiamo entrando, stiamo uscendo. Guardate qua, qui c'è un Adesso muro che per Aria primo murò io. tempi fa, ma oramai è stato aperto. Qui c'è il primo ingresso. Adesso vediamo i ragazzi dei Guardia Angels che escono, però io esco per ultimo, visto che sto riprendendo. Oggi non faccio il consigliere comunale, ma faccio. Esattamente, esattamente. Allora, Ci qui è sono la delle prima. alternative, Guardate chiaramente. l'ingresso, guardate l'ingresso. Immaginate voi un bambino di pochi anni o un ragazzino di 10 anni, cosa trova se entra qua dentro? L'avete visto? Ma queste sono tante, guardate le Queste sono alcune lasciate, siringhe. Alcune gettate così. siringhe gettate sul coso. Esatto. Questa è la realtà, forse un caso specifico. Andiamo avanti, guardate la gradinata e Esatto. guardate le siringhe. Siamo a un tappeto che Sì, voglia qua segnare del grado. attorno Guardate sangue, questo pezzo di. chiaramente, È meglio che una testimoniano. persona l'è vera. Guardate quest'altro pezzo. Questo è E guardate qua, pazzesco. questo è sangue, non è vernice. La cosa più inquietante, Paolo, adesso se proseguiamo questa nostra Questo è esplorazione. l'ingresso principale, Esatto, chiaramente esatto. pericolosissimo perché ormai i gradini sono totalmente saltati, aperto senza nessun Sì, 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 lucchetto. sì, esatto. Senza nessun lucchetto. Ci vorrebbe poco far venire qualcuno e Poco. mettere una guardia giurata. Sì, 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 qui sì. abbiamo già visto le siringhe, una guardia giurata che controllasse l'accesso perlomeno. Lo si Esatto. fa negli altri posti, non vedo perché non lo si possa fare qua. Qui Ma guardate qui. andiamo a vedere, stiamo camminando con Alessandro e i ragazzi, stiamo camminando. Qui c'è il degrado totale. Bisogna anche stare attenti Qui chiaramente c'è il dove degrado. Non siamo, si voglio mette in piedi. ricordare, vorrei ricordarvi che gli enti locali, il Comune di Cagliari, non è un territorio separato dal resto della regione Sardegna. Quindi le responsabilità ci sono. Io, Fattori. Alessandro, volevo fare. Sì. Con Alessandro stavamo notando prima una cosa importante, credo che poi sarà oggetto dell'esposto che presento, ma guardate gli alberi. Gli alberi Rinsecchiti non ormai, hanno più certo. voglia di vivere qua dentro. Quindi, molto probabilmente, Assolutamente. le infiltrazioni che ci sono nel terreno sono infiltrazioni dannosissime. Non è Esatto. possibile che un albero muoia così. Guardate quest'albero, guardate quell'altro albero secco. Cercherò di farvi col mio limitato telefonino una zoomata. Guardate questo albero. Perfetto. Guardate questo, non c'è una foglia, Sì, non c'è niente. emblematico, Guardate. emblematico. E guardate il terreno, ciuffi di erba che combattono contro il degrado, contro le siringhe, contro quello che c'è nel terreno, che oramai a un certo punto non so cosa sia. Qui abbiamo visto lana di vetro, gli unici fogli che non ho visto ancora sono lettere, ma c'è la lana di vetro che è dannosissima. Quello è un pezzo. Adesso se proseguiamo su questo lato Ecco, dell'edificio. io volevo farvi vedere la recinzione, Alessandro, volevo farvi vedere la Sì. recinzione, indicala qual è la recinzione, questa è la Allora, recinzione, da ecco, qui possiamo anche scorgere, guarda perfetto. Paolo, vediamo anche il cancello o quel che resta, diciamo, Ecco, del cancello ormai facciamo, cerchiamo raggiunto. di fargli Eccolo. una zoomata, il cancello è sempre È aperto, sempre aperto, non è notte e stata mai sostituita giorno. serratura, non è stata, però esiste il citofono visto bello in bella vista, Esatto, almeno quello è il il simbolo campanello visto che è un attimino rimasto. del Qui, disagio. da questa parte, volevo farti notare che Sì, gli alberi sono vivi, quindi esatto. dimostra proprio che verso dove il degrado, praticamente gli alberi sono morti, non hanno più voglia. Faccio vedere il verde e Sì, guardate è questo proprio albero, emblematico. giriamo qua, secco, non c'è niente, anche quello che sta combattendo per la vita, sta seccandosi. Sì. Ricordiamo anche un'altra situazione, Paolo, che chiaramente qua tutto attorno, vedi, queste sono Certo, abitazioni, abitazioni, c'è un chiaramente. asilo qua C'è un dietro, lì. Certo. asilo, i cittadini vedono ovviamente quotidianamente tutta C'è un questa comitato, vorrei situazione. ricordare, che si chiama Comitato Via Cinquini. Io la Benissimo. scorsa settimana, anzi ieri, ho invitato il presidente Cugusi della Commissione Bilancio e Patrimonio Ok. a praticamente, diciamo, invitare in Via Cinquini, gli abitanti di Via Cinquini nella Sì, sì, Commissione, a sì, fare sì, un sì. ordine del giorno immediato. Ma credo che al di là di questo occorra con forza dire subito che basta questo stato di cose e far assumere le responsabilità. Le responsabilità
non ci aspettiamo che la regione se le prenda da sola, altrimenti l'area l'avrebbe già presa da parecchi anni. Le società vanno a volte imputate obbligatoriamente, vanno coercitivamente ridate all'ente preposto. Se la regione ha delle responsabilità, io credo, lo dico da consigliere comunale convinto, che il sindaco debba, anzi avrebbe già dovuto emettere un'ordinanza di sgombero e di chiusura di questo fabbricato. Dopodiché le opere di bonifica entro 30 giorni, se non le fa la regione, le fa il comune ad addebitare le spese. Questa è l'unica cosa che esiste. Quindi, adesso volevo farti osservare, certo, proprio qua, in questo, sì? Percorrendo questo sentiero, così, certo, accediamo proprio alla parte esterna dell'edificio. Certo. C'è un zig. Sì, fate stare attenzione a come si mette i piedi. A dove? Qui un altro... Piedi. Lo scantinato che praticamente è diventato un ripostiglio anche qui di poveracci, sì, perché lo diciamo francamente, sono certo, poveracci. Certo. Cioè io credo che il problema della droga sia un problema qui, purtroppo io vorrei far vedere la realtà cruda della situazione. Ecco, la realtà cruda della situazione è che purtroppo qui... Pieno. Ah, pieno qui. Ah, anche dentro. Ma ci sono persone dentro. Sono qui, in Praticamente viene usato come bagno, come normale bagno, bisogna stare attenti qua. Allora, qui volevo farti osservare. Ecco, questo, come dice Alessandro, non è una cuccia per un cane, tanto meno per un... Sì, è un giaciglio. È un giaciglio, guardate bene, siamo in via Cinquina all'interno dell'area. Trascorrere la notte. E questo è un giaciglio, non ci sono adesso, no? Possiamo anche verificare, possiamo, voi avete i guanti. No, vabbè, ma non... Ma credo sia... Non penso. Diamo un'occhiata, vediamo se magari qualcuno... Prova ad aprire, ecco. No, non c'è, non c'è. Qualcuno? No, come potete vedere... Non c'è? C'è? No. No. Ecco, però voglio ricordarvi che questo praticamente è il degrado. Qui c'è un barattolo con cui si riscaldano la notte, l'unico riscaldamento che possono avere. E questo, voglio ricordare, come ha ricordato Alessandro, è... Totalmente, io sto cercando di non calpestare siringa perché ho delle scarpe sottili, ma onestamente dico che parla da solo, tutto questo parla da solo. Esatto. Questi sono, ecco, io vi inquadrierò adesso, cercherò di farvi da qua una zoomata dell'asilo, del famoso asilo di via Cinquini. Guardate adesso a che distanza siamo, quindi questa è la realtà, questa è la recinzione dell'asilo che collega, non c'è altro. Guardare qui. Sì, volevo un attimino anche inquadrare proprio la situazione. Mi avvicino anch'io, Alessandro, così te la riprendo, sì, mentre. Sì, sì. Vedi, guarda. Riprendendo, eccola qua. Questo è un giaciglio di fortuna per trascorrere la notte. Guardate, qua, delle scarpe, un giubbotto, ecco qua. Esatto. Acqua per bere in un bidoncino di acqua demineralizzata. Paolo, quello che dà fastidio è che siamo spaventoso. Nel 2012. L'amministratore a me dà molto fastidio, sì, ma soprattutto mi spaventa. Siamo nel 2012 e ancora dobbiamo assistere a queste inquietanti situazioni, drammatiche. A volte si fanno grandi proclami, grandi cose per piccole cose che magari non hanno la cosa. Qui ci troviamo al centro di Cagliari, davanti a un parco che dovrebbe essere meta di turisti, con un ristorante che dovrebbe essere meta di attività produttive, di commercio. Ci troviamo davanti a un'area che, ripeto, c'è l'asilo, davanti a un quartiere che merita di vivere, che ha già mille problemi, disoccupazione, tossicodipendenza, degrado, tutto quello che più c'è. No, quello è purtroppo il famoso muro che io vi ho detto, quello si chiama il muro del pianto, qui lo chiamano, perché è il muro dove praticamente copre il degrado da questo quartiere. E lì la maggior parte, mi dicevano un gruppo di abitanti dalla scorsa sopralluogo, che vanno a bucarsi, quindi chiaramente quindi è il muro del buco. Quella... Sì, è questo signore che non voglio inquadrare per correttezza, ma sta aspettando che noi ce ne andiamo per venire qua. Sì. Allora, questa è la realtà. Io, Alessandro, non ho parole... Credo Paolo, che venendo qua oggi non ho fatto niente di nuovo per me. Io... Lo so, Paolo, ma infatti tu come consigliere comunale, in primis come politico, credo sei davvero tra i pochi che realmente prendono in mano le problematiche delle persone, della gente comune e davvero si adopera affinché qualcosa cambi in meglio. Io davvero vorrei sottolineare questo, che il primo cittadino, ma non di Cagliari, di qualsiasi città, che se realmente si rendesse conto di una situazione di questo genere, realmente insomma, muovesse davvero un dito e anche con urgenza, perché
qua chiaramente la situazione che abbiamo descritto è davvero drammatica. Quindi le conclusioni quali sono? No, le conclusioni sono queste. Adesso ciò che faremo è quello di prendere carta e penna e Sta già scrivere. filmando? E scrive chiaramente a chi di competenza a questo punto, visto che l'amministrazione comunale non muove un dito e non è assolutamente ipotizzabile una situazione Assolutamente no. di questo genere. Anche perché, Però scusa Alessandro, noi non chiediamo tante cose, noi chiediamo un'ordinanza. Cioè non esatto. stiamo chiedendo di venire qui e di fare palazzi, stiamo chiedendo un'ordinanza che praticamente metta ordine e che soprattutto salvi vite umane. E qui stiamo parlando praticamente di problemi igienico-sanitari, qui stiamo parlando di un problema di incolumità pubblica e di sicurezza pubblica. Giustissimo. Qui abbiamo un quartiere che è tra i più numerosi di Cagliari, che vive già in mezzo al degrado, con strade rotte, con altri posti, che sono la maggior parte delle caratterizzazioni dei nostri quartieri, il CEP, Santeria, Esatto. Fonsarda, dove praticamente io lo ammetto che il comune sta cercando di mettere rimedio l'amministrazione, però questo non basta. A volte occorre il coraggio di osare, occorre il coraggio anche di dare delle svolte, anche un semplice pezzo di carta che Certo. ordina all'agenzia regionale di bonificare e di, diciamo, mettere in sicurezza questo sito, potrebbe essere già una gran cosa. Io, ripeto, l'ho detto Alessandro e lo ringrazio anche per aver risollevato il problema. Vorrei farvi sottolineare dove dorme questo ragazzo. Noi abbiamo parlato del Poetto, Ecco le questo è Eternit, nostre adesso vie, l'Est. Abbiamo esatto. fatto grandi problematiche sue. Bene, qui l'Eternit addirittura copre il sonno di un poveraccio. A questo punto lo dico, di un poveraccio. Sì, Ecco, hai detto proprio bene, hai detto proprio io bene. Alessandro lo ringrazio per aver sollevato questo problema e credo, lo invito a non demordere, andare avanti come andremo Sicuramente, avanti certo. noi. Sì, Oggi mi fa piacere che ci sono i rappresentanti dei Guardia Angeli, che sono dei ragazzi che hanno condiviso tante cose con noi e che soprattutto sono resi disponibili per aiutare questi ragazzi che vivono qui nel degrado e nella tossicodipendenza. giusto. Se uno è tossicodipendente non deve essere condannato a morte. Allora, in questo modo li stiamo condannando a morte. Questo lo voglio dire, lo voglio sottolineare, quindi non voglio scusanti, non voglio Giustissimo. ogni cittadino di Cagliari, ogni filo d'erba di Cagliari deve essere rispettato e deve essere tutelato per quello che rappresenta, per quello che è. Da questo punto di vista noi lunedì presenteremo, come ho detto, grazie Sì, anche alle fotografie che dossier mi hai fornito tu, fotografico, un dossier certo. fotografico all'igiene pubblica e anche un dossier al servizio igiene pubblica di Assonnino, dove praticamente chiederemo al responsabile di fare chiaramente un'azione col sindaco, di chiedere subito, Giusto. mandando gli ispettori qua a verificare. Dopodiché, la seconda cosa che dobbiamo fare, che credo che non sia meno rilevante, è quella di chiedere la bonifica, far fare l'ordinanza e dopodiché imporre ad area la bonifica integrale del sito. Se questo non avverrà, a questo punto ci rivolgeremo alla Procura della Perfetto, Repubblica. Penso perfetto. Va benissimo. che possa bastare, anche perché quello che abbiamo visto, questa non è una campagna pubblicitaria, vorrei La sottolineare, testimonianza della non realtà. siamo in campagna elettorale Esatto. perché le elezioni ci sono state l'anno scorso, Esattamente, quindi esattamente. stiamo semplicemente facendo il nostro dovere da cittadini, io in questo Giusto. caso da amministratore per cui sono stato eletto e lo dico con forza, quindi Certo. non siamo in campagna elettorale né di ricerca di scoop né in ricerca di voti, stiamo semplicemente cercando di testimoniare quello che tutti dovremmo fare, il degrado, l'incuria e soprattutto a volte quello che noi nella nostra città abbiamo e abbiamo gli occhi troppo chiusi per vedere da soli. Allora, Giusto. non c'è Quindi peggio ti dico. sordo di chi non vuol sentire e non c'è peggio cieco di chi non vuol vedere. Allora, cerchiamo di togliere queste barriere. Va bene. Grazie Alessandro, grazie Grazie a ragazzi. voi, naturalmente. Grazie. Grazie. Aspetta un po', adesso me lo Prova ricontrollo. a vedere. Allora. Vediamo che ci siamo. Vediamo dove si è fermato. Non c'è Allora. prevenzione, Paolo, per forza.